avete parlato, ieri hai parlato di un'ordinanza di chiusura che l'ex sindaco Melucci avrebbe attuato se fosse stato ancora sindaco. Domanda, in 4 anni e mezzo come mai dinanzi a tantissimi sforamenti non avete messo queste ordinanze? È molto facile oggi. No, è molto facile. Prego, prego. Rispondi. È stata un'ordinanza del sindaco, esattamente quella che avrebbe emesso in questo caso. Avrebbe. Che avrebbe messo se fosse stato il potere. Pure mio nonno, se fosse stato vivo, prenderebbe. Se mio nonno fosse vivo, prenderebbe la pensione. Che vuol dire? Un candidato. Un candidato. No, signora, no, poi parliamo con lei, sto parlando col signor Marti, prego. Dimmi, che cosa vuoi sapere? Dicevo, come mai, ecco, no, come mai in quattro anni e mezzo non avete un'ordinanza che era flebile, molto... Sì. Il TAR ci ha dato pienamente ragione. Ma lo sai che si fa ogni ordinanza di chiusura per ogni sforamento? Quindi non ci sono stati sforamenti in 4 anni e mezzo? Per questo abbiamo detto che se ci fosse stato ancora Rinaldo Melucci avrebbe messo un ordine. Ma Rinaldo Melucci ha governato per 4 anni e mezzo. Come mai è l'unico sindaco? Una sola? E perché una sola? Il TAR non ha assolutamente... No, mi spieghi perché? Anzi. Mi spieghi perché una sola? Perché quello era il momento in cui andava... Ah, quindi 4 anni e mezzo non c'era necessità di fare ordinanze. Davanti a tanti sforamenti tutto andava bene. Quindi tu continui a raccontare le favolette? No, ti posso insegnare un po' di diritto amministrativo. Addirittura? Certo, sono laureato... Io sono laureato in giurisprudenza, ma evidentemente queste cose non le sai. Lo sai cos'è il TUEL? Lo sai cos'è, no? Cos'è il TUEL? Te lo dico, se non la sei tu te lo dico io. Non ho bisogno che tu me lo dica. No, dimmi, lo diciamo agli telespettatori. Se tu vuoi continuare a fare la tua campagna elettorale. No, mi sto confrontando. Stai parlando di quello che vuoi fare tu. E perché non fate i confronti pubblici? Con gli altri candidati. Ma qual è il problema? Perché Melucci non li fa? Rispondi. Questo devi chiedere a Melucci. Ah, e perché tu non li fai? Io perché devo fare? Infatti non me l'hai mai chiesto. Lo vogliamo fare? Rispondi. A parte fare le telefonate alle 10 di sera. È uno scandalo? Assolutamente, maleducazione. Ah no, dai. Perché tu non agguati? Sono disarmato, guarda, non ho porto d'armi. Fare gli agguati alle 10 di sera quando Telefonata è un agguato. Sì, una telefonata in diretta. È un agguato. Tu mi chiami. Se hai paura, se non sai cosa rispondere è un agguato. Se hai bisogno di parlare con me. Parliamo ora. Lo sai che esistono le ordinanze contingibili e urgenti, lo sai, no? Non ti preoccupare. Perché siamo gli unici che hanno fatto il sindaco Renato Marcellino. E come mai non le avete fatto? Come mai non le avete fatto queste ordinanze? Tu quando è stata messa l'ordinanza? E il TAR ha detto che avevamo ragione, ci ha dato pienamente ragione. Intanto non era un'ordinanza, ma era un'intimazione ad adempiere entro 30 o 60 giorni. È vero o no? Esattamente, è un'ordinanza. E perché non si fa subito? La chiusura, l'ordinanza la dovete fare subito, contingibile, è urgente. Sai cosa significa urgente? Cosa significa urgente? Se si sta incendiando il palazzo, tu cosa dici? Aspettiamo 60 giorni? Luigi, fai la tua campagna. Rispondimi. Raccontando quello che... Sì, ma io non voglio che i cittadini vengano presi da voi per i fondelli. No, nessuno ha preso per i fondelli. Abbiamo amministrato per 4 anni e mezzo. Non avete fatto ordinanze. Però allora non ci sono state... Ma lasciamo perdere per chi vota. Rispettoso della gente dei tarantini. Voi avete preso per i fondelli i cittadini per 4 anni e mezzo. Anche sull'ambiente. Questa è una tua idea. No, mi devi spiegare perché non avete messo ordinanze per ogni sforamento. Mi spieghi perché. Quindi c'è stato solo uno sforamento. Voglio capire, c'è stato solo uno sforamento. Però fai parlare. Rispondi. Ti sto dicendo che siamo stati gli unici che hanno messo un'ordinanza. Il disco si è incantato. Pure il tuo si è incantato. Ripetiamo la domanda. Parla del tuo programma. Vivibilità urbana, turismo, cultura.